Ragazzi, io oggi non so più ormai dove sbattere la testa, cioè siamo nel preanniversario, mancano 10 giorni all'anniversario, ma nell'aggiornamento di quest'oggi le cose che sono state in grado di cacciare ed inserire all'interno di sto gioco, mio Dio, valgono quasi per l'intero anniversario. È incredibile, c'è una quantità immensa di cose di cui parlare che hanno inserito. Che la metà basta, già da oggi io, per me, da oggi è letteralmente iniziato l'anniversario, ve lo dico. Comunque, prima di iniziare, torniamo seri, vi invito fin da subito a lasciare un bel like a questo video sulla fiducia e vi ricordo anche che questa sera ci becchiamo in live, mi raccomando, non mancate per nulla al mondo perché continueremo a scoprire i segreti di questo quinto anniversario all'interno di questo aggiornamento. Detto ciò, allora... sono state trovate tantissime cose. Ah, ovviamente ragazzi, recuperatevi anche i video di Charlotte, mi raccomando, perché prima di questo video sono già usciti altri due video, uno dedicato a Charlotte Super Saiyan God, l'altro dedicato a Charlotte Super Saiyan 3 nella nuova versione Sparking. Ragazzi, fidatevi, ritroverete un personaggio rinato, un qualcosa di incredibile in entrambe le versioni. Detto ciò, nello scorso video, e cioè quello di ieri in realtà, parlavo di quinto anniversario già pazzesco. Ragazzi, lo sottolineo e sottoscrivo ancora una volta, non è manco iniziato e già questi 10 giorni che ci separano dall'inizio sono un qualcosa di a dir poco infuocato. E partiamo forse da una delle cose più importanti in assoluto, se non dalla cosa più importante in assoluto. Le summon, e addirittura si sta iniziando a paventare all'interno della community, ma in generale dopo il data mining dell'aggiornamento, di addirittura una nuova iterazione, comunque una nuova rarità delle ultra. Allora, però, partiamo dalle cose forse meno importanti in un certo senso. È stata trovata una nuova animazione. La nuova animazione è già presente tuttora all'interno del gioco e, attenzione, ci ho registrato anche io un video personalmente all'interno del mio account. Ve la faccio vedere immediatamente, ma al contempo... eccola qui, l'animazione è praticamente questa, che ricorda un pochino quella che avviene con Tao Pai Pai, quella delle spaceship, delle space pod, insomma, dei Saiyan. Sarebbe la Jaco Spaceship. Ora, vi dico la sincera verità, non ho minimamente capito cosa voglia dire questa animazione, ma sapete perché? Perché io questa qui l'ho registrata e l'ho beccata nel mio account, nei Ticketmaster Spec, e pensavo fosse, ok, è un'animazione da featured garantito. Ragazzi, ho fatto una full hero. Cioè, vorrei farvela vedere, mi è uscita la full hero da qua dentro, quindi che cosa vuol dire? Che questa animazione di Jaco garantisce il nulla più totale? Cioè, cosa vuol dire questa animazione? Boh, se lo sapete fatemelo sapere, perché vi giuro non l'ho compreso ancora. Mi devo informare, ecco, da questo punto di vista. Detto ciò, andiamo forse alle animazioni più importanti, a quelle che ci interessano di più, e a quelle che hanno scaturito... un chiacchiericcio a dir poco clamoroso nelle ultime ore. Si sta parlando, come vedete all'interno di questo post, di Ultra Legendary Finish all'anniversario. Ora, è una cosa che già dall'uscita praticamente delle Ultra si era paventata, insomma se ne era iniziato a parlare. Prima o poi di sicuro arriveranno le Ultra, si inventeranno le Ultra che fanno le Legendary Finish. Bene, non so onestamente se davvero possa essere questo qui il momento, quindi col quinto anniversario se possa essere il momento, ma di sicuro quello che è stato trovato all'interno dei file di gioco è un qualcosa di strano, veramente tanto tanto strano. Bene, avete presente questa schermata? Quella che di solito appare quando troviamo una Legends Limited, quindi schermata nera, fascio di luce dorato, Legends Limited e poi personaggio che esce... ovviamente in rarità, per l'appunto, Legendary Finish, Legends Limited, insomma. Bene, cos'è che è stato trovato all'interno di questo nuovo aggiornamento? All'interno del data mining, quindi come leak? Ah, e voglio specificare questa cosa. Non c'è stato alcun leak riguardante nuove unità, nuova units, nuova meccanica possibile e tutto il resto. Quindi, tranquilli, non sappiamo niente. Parliamo sempre e comunque di magari possibile nuova rarità, possibile nuova animazione summon, eccetera, ma per il resto a livello di unità non sappiamo nulla, possiamo solo immaginare in base a quello che è stato trovato nel data mining, ma per il resto niente. Quindi questa è una gran vittoria. Per il momento a 10 giorni non sappiamo ancora l'unità che uscirà, quindi tanta roba. Detto questo, l'animazione, ragazzi, io credo che parli chiaro, ed è questa qui. Come vedete ricorda tantissimissimo
il classico fascio di luce della Legends Limited, quindi che preannuncia in realtà l'uscita della Legends Limited all'interno della pool, insomma, della Summon. E come vedete qui in realtà varia, perché a parte che è stato trovato questo nuovo brush di colore nero, che ovviamente al momento attuale non so spiegarmelo, sarebbe stato trovato in realtà anche questo piccolo boh segnalino, non so spiegarmelo, ma la cosa indubbiamente più importante è che è stato trovato lo stesso fascio di luce delle Legends Limited, ma con colorazione differente, che ricorda un pochino quella del... no, non tanto quella dell'arcobaleno, poi vedremo come si svolgerà in realtà animata. Ma con questo fascio di luce, come vedete, è viola, che va verso, che sfuma verso il rosso, poi sfuma verso il giallo. Questo non lo so, questo colpo, non so come definirvelo onestamente. Questo fascio di luce che magari si apre, che potrebbe essere proprio come quello di Legends Limited, che nel momento in cui avviene poi si va ad aprire man mano. Ecco, questa qui potrebbe essere l'apertura del nuovo fascio. Però non sappiamo ovviamente a cosa sarà legato, se effettivamente sarà legato alle ultra magari, quindi una possibile piccola nuova animazione ultra, o addirittura proprio un qualcosa di nuovo. Anche perché a noi ad oggi le ultra escono con insomma la soul, lì come la volete chiamare, con la sferetta di colore blu, che poi si anima e parte la ultra animation. Inserire questo fascetto all'interno di quell'animazione secondo me potrebbe essere un pochino tosta come cosa, perché cosa potrebbero fare? Inserire prima la sfera, poi dopo inserire questo fascio e poi dopo far partire la ultra animation? Non lo so onestamente. Quindi molti, dopo aver trovato questa animazione per l'appunto all'interno del data mining, stanno iniziando seriamente a pensare che la possibilità di ricevere una nuova iterazione delle ultra, che non vuol dire per forza che ci ritroveremo di fronte ad una nuova rarità del tutto, nuovi rates eccetera, ma proprio ad una nuova iterazione delle ultra che potrebbero contenere le legendary finish, insomma, molti stanno iniziando a pensare questa cosa tramite questa animazione, che ritengo essere veramente molto 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 importante da non sottovalutare. Poi ribadisco, potrebbe tramutarsi in nulla di fatto, perché magari potrebbe essere solo un'aggiunta alle preesistenti animazioni da ultra, ok? Ma fin quando ovviamente non arriverà il momento non potremo saperlo. Fatto sta che è incredibile. E al momento attuale, tra l'altro, in teoria non dovrebbe essere attiva questa roba. Cioè, se fosse un'aggiunta soltanto alla ultra animation, in teoria, chi da oggi in poi, dopo questo aggiornamento, prova a pullare magari una ultra tipo Goku Blue Kaioken, se non sbaglio è attivo, dovrebbe in teoria poter trovare già questa animazione, quindi questo fascio di luce così, con scritto magari ultra eccetera. Invece mi risulta che non sia stata trovata minimamente una roba del genere, cioè che al momento attuale non sia attiva. Quindi questo è un motivo in più per poter magari pensare che all'anniversario veramente potremmo ritrovarci un qualcosa di nuovo dal punto di vista proprio di rarità dei personaggi. Staremo a vedere. Cosa importantissima. Altra cosa molto importante, al di là di questi bannerini e va bene, altra cosa importante, abbiamo la piccola animazione, o meglio la piccola preview di multi che ci garantisce la ultra. Ad oggi ciò che ci garantiva bene o male l'uscita delle ultra erano ovviamente, come sempre, Bardock Animation, la Vegeta Blue Animation, che sì, nei banner ultra garantisce la ultra, forse qualcos'altro che non ricordo, ma al momento attuale sembrerebbe esserci, insomma, all'interno della schermatina, all'interno della scritta pool, insomma, mi sembra che c'è scritto pool, sì, ma lo ricordo onestamente, dovrebbe essere pool, mica dopo 5 anni non mi ricordo. In teoria dovremmo ricevere come proprio preview di ultra garantita un'altra tipologia di scritta, tipo sempre pool magari, ma scritto in questo modo, ok? Quindi in modo leggermente differente. Nel momento in cui andiamo a pullare su un banner ultra, o comunque un banner dove ci sono delle ultra, e sto dicendo questa cosa ragazzi non per caso, e ci ritroviamo questo, ciò vuol dire che noi all'interno di quella multi troveremo una ultra. Ora io vi dico anche un'altra cosa. Tutto ciò e il fatto che stiano aggiungendo questi piccoli scorci e queste piccole animazioni legate alle ultra, secondo me vogliono dire qualcosa di particolare. Ve lo anticipo, secondo me stiamo per ritrovarci di fronte alle ultra presenti, a più di una ultra in realtà, presente all'interno di un banner. Quindi
potremmo star per ritrovarci all'anniversario di fronte al primo magari Ultra Rising con più Ultra, quindi con la Ultra nuova ma anche con una Ultra magari a supporto. Perché altrimenti questa roba garantirebbe direttamente il personaggio già nuovo. Invece loro inserendo questo ti dicono qua dentro c'è la Ultra, però poi dopo vai a capire quale Ultra, ok? Questo è il senso. Però avremo sì un'animazione che ci garantirà, un pull in realtà che ci garantirà la Ultra. Questo qui è il countdown, non da sottovalutare. Ovviamente a partire dal quarto giorno si va man mano a scalare fino ai vari anniversari. Quindi primo anniversario, secondo anniversario, terzo anniversario, quarto anniversario. E ovviamente poi alla fine si parte con il personaggio principale del quinto anniversario che, ribadisco, ancora non conosciamo. Questo secondo me non ci dà, diciamo, niente, nessun indizio. Quello che potrebbe però darci un indizio, ecco questa è l'animazione di gioco che vi dicevo, quello che potrebbe però darci un indizio per quanto riguarda il possibile tema, comunque della possibile prima parte dell'anniversario, che in parte coinciderebbe con quello che avevo detto io all'interno del mio video, potrebbe essere il banner che non so se al momento attuale è attivo all'interno del gioco, stavo cercando il tablet per aprire un attimo, ma sarebbe stato trovato all'interno del gioco un banner Universe Rap, che potrebbe anticipare proprio il possibile tema che andremo a trattare forse all'interno della prima parte dell'anniversario. Staremo a vedere, anche perché Gokusa, nel caso in cui davvero dovesse uscire all'interno del gioco, sarebbe per l'appunto facente parte di Universe Rap e ovviamente Universe Weaver Saga. Staremo a vedere, ma ragazzi, io a questo punto voglio sapere assolutamente la vostra riguardo questi ritrovamenti, riguardo questo aggiornamento. Veramente pienissimo, avremo ancora altra roba di cui parlare. Questa sera in live continueremo a provare Charlotte, continueremo a parlare di altre cose. Veramente un qualcosa di assurdo, assurdo. Diciamo che questo quinto anniversario veramente, al momento attuale, inizia col piede giusto, già dal countdown. Detto questo, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. Ci vediamo questa sera in live, ci diamo appuntamento anche ai prossimi video.